Cari amici di Life Channel Italia, buongiorno. Quest'oggi il testo introduttivo della giornata lo troviamo al capitolo 3 del libro di Prima Corinzi, scritto dall'Apostolo Paolo, al capitolo 3, più precisamente il versetto 11. Andiamolo a leggere insieme. Perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Cristo Gesù. Lo stesso tema viene appunto ripetuto nel libro degli Atti, dove l'Apostolo Luca, narrandoci la storia di Pietro e Giovanni davanti al Sinedrio, dove dissero quella famosa frase che è riportata qui, quando dicono che noi non possiamo far altro e parlare altro di ciò che abbiamo visto e udito, qui al versetto 21, dal 19 al 21, e sta scritto: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi piuttosto che a Dio. Vi ricorderete certamente questo evento in cui vengono giudicati, ma essi rispondono: non possiamo che non parlare delle cose che abbiamo visto e udito. Eppure allo stesso capitolo troviamo un versetto che ci aiuta a capire, il versetto che abbiamo iniziato quest'oggi, che si trovava nel capitolo 3 di Corinzi, con il versetto 12 del capitolo 4 del libro degli Atti, e dice: e in nessun altro vi è la salvezza, poiché non c'è altro nome dato sotto il cielo che sia dato agli uomini per mezzo del quale dobbiamo essere salvati. E questo è il nome di Cristo Gesù. E con il concetto di nome l'abbiamo ripetuto più volte, si tratta del suo carattere, si tratta del capire e ricevere la sua vita in noi, in questo modo anche trasmetterla agli altri. E quindi non vi è un altro individuo, dice l'Apostolo Paolo, perché nessuno può porre altro fondamento diverso da quello che è stato posto, che è Cristo Gesù. Andando avanti su questo tema, l'Apostolo Paolo dirà anche: quando anche un angelo dal cielo venisse e vi recasse un Vangelo diverso da quello che vi ho recato, non gli credete. Ebbene, qui l'Apostolo si sta riferendo a un qualcosa di molto importante: la centralità di Cristo, la cristocentricità del tema biblico e del Vangelo. E quindi a questo punto che fare? Dove mettere la Chiesa, il ruolo della Chiesa, la leadership di una situazione dove vi è un intermediario? Beh, certamente il modello cattolico non calza perché il prete non può e non ha autorità dalle scritture di poter essere l'intermediario tra l'uomo e Dio, come dice l'Apostolo Paolo agli Ebrei. Vi è un sommo sacerdote che è Cristo Gesù, che si trova nel santuario celeste oggi, e per mezzo di lui noi possiamo accedere al Padre. Ma anche nel modello protestante dobbiamo comprendere bene che la struttura ecclesiastica delle varie denominazioni non è parte di ciò che in realtà è la comunione diretta tra il fedele e il creatore, perché ognuno viene giudicato alla fine secondo la sua coscienza, che ha modellato in base alle scritture, secondo la verità che egli ha conosciuto, e quindi la salvezza rimane comunque individuale. Che il Signore possa aiutarci in questo percorso nel costruire le verità su Cristo e su nessun altro, affinché qualsiasi sia la situazione che ci circonda nell'ambito delle nostre chiese, possiamo comunque agire e pensare per sta scritto invece che penso che o mi sembra che o mi hanno detto che. Che il Signore vi possa aiutare in questo percorso a ricercare, a continuare a ricercare quella che è veramente la volontà del Signore nelle nostre vite, e studiamo la parola, ricerchiamola, studiate gli scritti ispirati affinché per mezzo di essi possiate essere voi stessi parte integrante di quello che è il piano della salvezza e non soltanto spettatori dove altri debbono fare le cose che sono atte all'evangelizzazione o comunque al sacerdozio universale che il Signore ci ha elargito. Preghiamo insieme per questo. Padre nostro che sei nei cieli, noi siamo umili e incapaci, ma tu sei grande, o Signore, e nella nostra incapacità, o Signore, quando anche mascherata da orgoglio, a volte vogliamo
renderti tutto ciò che siamo, ciò che abbiamo e ciò che possiamo fare, oh Signore, nelle tue mani. Sappiamo che tu puoi moltiplicare i nostri doni, tu puoi moltiplicare i talenti e qualora siano pochi e piccoli, tu li puoi utilizzare per la tua gloria affinché il tuo nome venga esaltato e non il nostro. Ti chiediamo di continuare a aiutarci affinché comprendiamo la cristocentricità di questo Vangelo del Regno che ha da essere predicato in tutto il mondo, affinché siamo copartecipi di questa azione di redenzione del mondo. Ti chiediamo questo nel nome e per i meriti di Cristo Gesù. Amen.